Buongiorno a tutti, sono Francesco Fattone e sono docente nel corso di laurea magistrale internazionale in Environmental Engineering. Sono molto contento di essere qui con voi per poter illustrare quanto il corso di Environmental Engineering può preparare a uno scenario nazionale e internazionale che, come sapete, è sempre più attento alla sostenibilità. Come sapete, è sempre più attento all'economia verde, all'economia circolare. Quindi, come ingegneri ambientali, voi sarete pronti ad entrare in questo mondo del lavoro, al fine di essere pronti a misurare la sostenibilità ed applicarla, a progettarla, a disegnarla e a gestirla. Come si inquadra il corso di laurea magistrale internazionale in Environmental Engineering? Io stesso sono un ingegnere ambientale, laureato ormai diversi anni fa all'Università Politecnica delle Marche, poi ho fatto il mio percorso fuori dell'Università Politecnica delle Marche e sono tornato all'Università Politecnica delle Marche qualche anno fa. Sono quindi una dimostrazione vivente di quello che l'ingegnere ambientale può fare nel suo percorso, in relazione alle diverse tematiche che sono sempre più attuali. Le tematiche ambientali sono state adesso riportate in tutti i mezzi di comunicazione, anche grazie all'effetto Greta, se vogliamo, cambiamenti climatici. E anche in questo periodo, quando siamo in un periodo di emergenza, si sta parlando di emergenza immediata, ma non si deve mai dimenticare le emergenze di lungo termine, come quelle legate alla degradazione dell'ambiente e del territorio. Il nostro percorso di studio si inquadra nell'ambito del percorso in ingegneria civile ambientale, che ha una triennale comune, la triennale di ingegneria civile ambientale, e poi si sviluppa in un percorso di ingegneria civile, che è il curricula, e nella laurea magistrale in Environmental Engineering, completamente in lingua inglese e con studenti che sono in crescente numero anche provenienti dall'estero. Ovviamente questo percorso potrebbe completarsi nel momento in cui fosse l'innovazione, la scelta della persona, la scelta dell'ingegnere, in un dottorato in ingegneria civile, ambientale e di architettura, che nel mio caso specifico ho onere e onore di coordinare. Quali sono le caratteristiche e le finalità del corso? Innanzitutto sono molto contento che questo corso sia completamente in lingua inglese perché la sostenibilità ambientale si basa su un principio di pensa globale, agisci locale. Quindi l'approccio globale che si deve avere, ad esempio, per cambiamenti climatici piuttosto che per l'inquinamento globale, deve guidare anche scelte di progettazione locale. E grazie a corso in inglese noi possiamo direttamente avere questo approccio globale e anche confrontarci con quello che è lo scenario internazionale. L'obiettivo è quello di formare un ingegnere esperto di problematiche complesse. L'ingegnere ambientale è di per sua natura trasversale, per sua natura trasversale perché si occupa di sostenibilità. E quella è la differenza tra un ingegnere e uno scienziato ambientale, è che l'ingegnere ambientale è un ingegnere, quindi progetta, sa analizzare problemi, ma li sa anche risolvere con metodi quantitativi e non solo qualitativi. In particolare problemi che sono relativi a risorse e servizi idrici ed energetici, alla difesa del suolo, pensiamo alle alluvioni, pensiamo alle frane. Quando parliamo di servizi idrici ed energetici, stiamo parlando di utilities. C'è un enorme mercato che riguarda la gestione della città in termini di servizi idrici, servizi ambientali, servizi di gestione dei rifiuti. La riduzione dell'inquinamento, ok, relativamente all'inquinamento di suolo, acqua, aria, oltre che la tutela dell'ambiente e del territorio, pensiamo a tutto il lavoro che fanno le agenzie di protezione dell'ambiente. Se vogliamo riassumere in tre pilastri che fondano l'ingegneria ambientale si occupa di monitoraggio critico, ok, quindi non fa l'analisi, non è un chimico che fa l'analisi, okay? Ma sa quali analisi devono compiersi per poter interpretare i dati e trarre informazioni da quei dati. Fare un assessment olistico, che vuol dire? Vuol dire una
valutazione, questo assessment, una valutazione che permette di quantificare gli impatti e avere ben chiaro come mitigare il rischio perché questi impatti possano non verificarsi quando sono negativi, oppure massimizzare gli impatti positivi, fino ad avere gestione delle opere che ha anche progettato, delle infrastrutture, dei sistemi, che possono anche essere sistemi non necessariamente hard, ma anche soft, che sono dedicati alla tutela dell'ambiente e al controllo di queste opere. Questi sono i pilastri che devono contraddistinguere un ingegnere ambientale. Deve essere capace di interagire con quello che va dall'analisi fino alla progettazione, fino al controllo e al monitoraggio. Tutto questo è ben chiaro che si evince e si sviluppa in determinati settori lavorativi. Quindi quali sono i possibili ambiti di lavoro? Passiamo dalla progettazione e gestione ambientale e territoriale delle risorse idriche, quindi a opere che vanno a prevenire, ad esempio, eventi di dissesto idrogeologico, a opere che vanno a prevenire l'alluvione, a opere che vanno a monitorare fiumi, corpi d'acqua, per prevenire disastri e per poter meglio integrare i sistemi idrici, i sistemi territoriali con la natura. Oggi si parla tantissimo di nature-based solution, quindi quali sono i sistemi a base naturale che devono essere progettati, perché nature-based solution non significa piantare alberi, non significa progettare e gestire sistemi che vanno ad aumentare la resilienza del nostro territorio. Questo fa l'ingegnere ambientale sul territorio, va allo stesso tempo a progettare e gestire opere di difesa del suolo, ok? Opere di difesa del suolo, ad esempio la prevenzione da frane, ma va allo stesso tempo a progettare e gestire servizi idrici, servizi ambientali. Quando parliamo di servizi ambientali, in generale ci si riferisce a servizi di gestione rifiuti. In ottica di migliore sostenibilità e in ottica di sempre migliori indicatori di circolarità. L'ingegnere ambientale è capace di applicare la tecnica, è un tecnico della sostenibilità, è un tecnico della circolarità perché sa progettare, firma i progetti, ma sa anche gestire sapendo quali sono gli indicatori di sostenibilità. Quindi, se vogliamo, l'ingegnere ambientale è un gestore tecnico della sostenibilità che lavora in team di solito multidisciplinari con economisti, con altri ingegneri colleghi, piuttosto che con chimici, con biologi, affinché queste tematiche che sono multidisciplinari vadano a migliorare l'ambiente che evidentemente è uno scenario complesso. Quando parliamo di progettazione di sistemi possiamo parlare di impianti di depurazione, impianti di trattamento rifiuti, possiamo parlare di discariche, possiamo parlare di recupero materia, recupero energia da rifiuti e da reflui e da scarti. E oltre a questo possiamo parlare di servizi energetici. Possiamo parlare di servizi energetici che riguardano principalmente ovviamente le energie verdi, le energie sostenibili. L'ingegnere ambientale può coprogettare insieme ai colleghi, ovviamente ingegneri energetici, ingegneri elettrici, con un'ottica di migliore sostenibilità ambientale, sistemi che riguardano le fonti rinnovabili, le energie rinnovabili. Oltre a questo, l'ingegnere ambientale, come dicevamo all'inizio, può occuparsi di monitoraggio critico dell'ambiente del territorio, che vuol dire che c'è l'analista che fa l'analisi dell'ambiente del territorio, ma l'ingegnere ambientale prende questo dato, lo interpreta per tradurlo in opere. Questo è il flusso di attività che l'ingegnere ambientale può fare. Può analizzare l'impatto di progetti e opere. È importante distinguere l'analisi di impatto ambientale e la valutazione di impatto ambientale. La valutazione è chi valuta. L'ingegnere analizza l'impatto ambientale e l'impatto sulla sostenibilità che progetti e opere possono avere. E ovviamente dopo questa analisi, come si fa? Si deve mitigare l'impatto, si deve minimizzare l'impatto negativo, può progettare e gestire opere di mitigazione e controllo. Questi sono i possibili ambiti di lavoro.
Io volevo ricordarvi che voi potete porre domande, sarò ben contento di rispondere alle vostre domande sia durante questo webinar che successivamente. Avrete la mia email alla fine. Potete sia scrivere le vostre domande nella chat, alla sezione domande, sia alzare la mano per poter intervenire e vi potrò rispondere sia in maniera scritta sia in maniera verbale. Ripeto, durante questo webinar, che comunque ho un tempo limitato, ma sono ben contento di rispondervi anche successivamente. Potremo anche organizzare colloqui per dialogare con chi ingegnere ambientale ci è diventato e vedere che cosa fa un ingegnere ambientale, che è fondamentale. Noi vi prepariamo al futuro, non vi prepariamo a superare l'esame soltanto, vi prepariamo al futuro. E qui spero di aver dato un quadro di quello che può aspettare l'ingegnere ambientale fuori dall'università quando il background di competenze sarà completo. E il background di competenze come si costruisce? Si costruisce con un corso di laurea magistrale che coniuga aspetti teorici con esperienze di campo. Durante il corso di laurea si fanno visite ad impianti di trattamento rifiuti, ad impianti di trattamento acquireflue, impianti di trattamento reflui, si fanno visite a cantieri, si fanno visite a cantieri ovviamente di opere ambientali, di opere di difesa del suolo, si fanno visite e si fa esperienza in laboratorio, oltre a fare progetti, quindi esperienza progettuale che quindi permette di completare la catena che va dal monitoraggio alla progettazione e gestione fino alla mitigazione degli impatti negativi. Sempre avendo un approccio multidisciplinare, sarà cruciale essere ben consci che l'ingegnere ambientale non è un tuttologo, ma deve conoscere il mestiere del chimico, deve conoscere il mestiere del biologo, perché deve prendere quei dati per poterli interpretare e tradurli in opere o in gestione di opere. Al fine di conoscere le competenze multidisciplinari, ma anche al fine di consolidare quelle che sono le competenze di ingegneria convenzionale che sono insegnate e imparate alla triennale, verso uno sviluppo sostenibile e uno sviluppo circolare in ottica di economia circolare, perfettamente allineati con il nuovo Green Deal europeo che, come sapete, ha messo sul tavolo centinaia di miliardi di euro perché questa è la strada che l'Europa ha deciso di intraprendere. E visto che il corso internazionale prepareremo a questo scenario internazionale in modo da avere un futuro che può essere sia locale, sul vostro territorio, ma anche in ambiti internazionali. Da qui il corso è erogato completamente in lingua inglese e favorisce l'acquisizione di un linguaggio tecnico. Io personalmente vedo con molto piacere l'evoluzione degli studenti di ingegneria ambientale e environmental engineering che quando iniziano il corso a volte hanno un inglese, se vogliamo, scolastico e a fine corso sono capaci di scrivere report, di scrivere relazioni, di avere dei colloqui con i docenti con un ottimo inglese, quindi di essere pronti per poter competere nello scenario internazionale con i loro colleghi che molto spesso hanno un inglese molto fluido, anche più fluido dei colleghi italiani. Quindi nessun timore se si pensa che il proprio inglese non è a un livello tale da poter apprendere in un corso di laurea magistrale, perché è qualcosa che evolve rapidamente ed evolve naturalmente. È l'ultima delle preoccupazioni quella, perché l'inglese si impara praticandolo. Ed è quello che si fa anche durante il corso di laurea. Quindi, a fronte di tutto questo, la futura professione dell'ingegnere ambientale ovviamente può essere in studi di ingegneria, ma io aggiungo, visto che il corso di inglese è in studi locali, nazionali e anche multinazionali di ingegneria che si occupano di opere locali o grosse infrastrutture, ovviamente può essere in enti pubblici, o imprese private che operano nei settori della difesa del suolo, della difesa dell'ambiente, protezione dell'ambiente, del territorio, nelle utilities, che significa chi si occupa di gestione dei servizi idrici, chi si occupa di gestione dei servizi, gestione rifiuti, chi si occupa della gestione dei servizi energetici, chi si occupa di gestione della sostenibilità, voi sarete pronti per essere technical manager di progetti per il miglioramento della sostenibilità di prodotti e servizi. Anche l'industria ha necessità di queste figure perché la gestione della sostenibilità e il reporting della sostenibilità ha bisogno di figure tecniche che abbiano queste conoscenze.
Ovviamente prepareremo anche la strada con molto piacere a chi vorrà occuparsi di innovazione. Oggi l'innovazione è sempre più considerata una piattaforma di rilancio, anche post-Covid, quindi l'avere lavoro in laboratorio, l'interfacciarsi con persone come il sottoscritto, come i vostri docenti che fanno ricerca sperimentale, vi preparerà ad una scelta consapevole se l'innovazione potrà potenzialmente essere il vostro futuro. Quindi, di fatto, la figura professionale si colloca nei settori di consulenza, sviluppo, pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione in cantiere di opere, ma anche di servizi e sistemi complessi. Passando da dove vogliamo arrivare a come ci arriviamo, quali sono i corsi che si tengono in un percorso di Environmental Engineering? Ovviamente parliamo di numero di crediti che sono corrispondenti a quello di una laurea magistrale. Come vedete, i corsi sono organizzati sulle tematiche che ho citato prima. Abbiamo corsi di rischio idrogeologico, corsi di idraulica ambientale, corsi di energia rinnovabile e monitoraggio ambientale, corsi di geotecnica ambientale, ma anche corsi che richiamano la tecnica delle costruzioni con ingegneria strutturale, ingegneria sismica, cieli di ingegneria sismica, sempre con un'attenzione a quella che è la difesa e protezione dell'ambiente e il territorio. Andremo però a focalizzare molto su quelli che sono aspetti dei trattamenti, aspetti impiantistici, aspetti di gestione dei servizi, in particolare andando a vedere quali sono gli impianti di trattamento per le emissioni gassose, per le emissioni aeriformi, gli impianti di trattamento per le emissioni liquide, per le acque reflue, per i rifiuti liquidi. Andremo a focalizzare anche sui processi circolari, quindi quali sono i processi e impianti che permettono di realizzare percorsi di economia circolare. Perché economia circolare significa efficienza di risorse, recupero e riuso, ma per far questo ci sono degli impianti, ci sono delle tecnologie che permettono di far questo. Tutto questo completato da corsi che sono opzionali, che riguardano la sostenibilità delle infrastrutture. Ripeto, sostenibilità è una parola chiave, ma voi sarete tecnici della sostenibilità, ingegneri della sostenibilità, al fine di avere un approccio multidisciplinare che può andare a dialogare con gli altri colleghi ingegneri, ma non solo, ripeto, chimici, biologi, economisti. Infine, la tesi, come negli altri corsi, sarà possibile farla sia nei laboratori universitari, abbiamo ottimi percentuali di tesi sperimentali che sono implementate, oltre che nelle aziende, nelle aziende di servizi, nelle aziende impiantistiche, nei grossi studi di ingegneria. Tutto questo grazie alla disponibilità non solo di aule didattiche, ma grazie alla disponibilità di laboratori che si sviluppano in questi settori e che sono impegnati in progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali. In questo corso avrete modo di ascoltare progetti che sono sviluppati nell'ambito di Horizon 2020, per esempio, e che sono implementati tramite in piattaforme pilota nei nostri grossi laboratori che vanno dalle infrastrutture idrauliche alle infrastrutture viarie, alla difesa del suolo, all'impiantistica. E come vedete in queste immagini, questi sono impianti che voi visiterete e che nell'ambito della vostra tirocinio tesi metterete hands on, come si dice, quindi lavorerete in questi ambiti e anche nell'ambito dei corsi ci saranno moduli che vi faranno lavorare in laboratorio. Quindi ad esempio questa vedete una piattaforma che è presso il depuratore di Falconara Marittima dell'Università Politecnica delle Marche. Questi sono laboratori di infrastrutture viarie, laboratori di infrastrutture idrauliche, misurazioni di gas clima alteranti, così come qui vedete parliamo di modellazione delle opere per la gestione delle risorse idriche, sia interne che marittime. E tutto questo è oggetto di interazione con gli studenti durante corsi ai fini didattici, durante la tesi, ai fini dell'apprendimento, della preparazione al mondo del lavoro. Quindi abbiamo lezioni teoriche, esercitazioni, abbiamo
elaborati progettuali di impianti, di infrastrutture che vengono sviluppati. E abbiamo insieme a questo visite tecniche. Vedete qui ad esempio una visita presso un impianto innovativo che si trova a Brescia. Questo è l'impianto che si trova in Trentino Alto Adige, che abbiamo visitato con il gruppo di vostri colleghi. Queste attività durante i corsi di insegnamento in laboratorio per fare analisi di monitoraggio ambientale su reflui e rifiuti presso i nostri laboratori di ricerca. E per quanto riguarda i requisiti di accesso, come vi dicevo prima, i requisiti sono a livello B2 o superiori, ma vi posso assicurare che il miglioramento della lingua inglese è evidente in tutti gli studenti. A fine corso sarete capaci di interagire molto bene con i vostri colleghi internazionali, oltre che ovviamente con i vostri docenti, ma quello che più ci preme è mettervi in grado di interagire con i vostri colleghi internazionali in modo da lavorare in un ambiente globale, perché la sostenibilità, ripeto, è globale. Un tecnico della sostenibilità deve essere capace di interagire sicuramente in lingua inglese. Un po' di numeri e mi avvio alla conclusione. Il corso è attivo dall'anno 2017-2018. Fino ad ora abbiamo avuto un elevatissimo gradimento da parte degli studenti. Come vedete, l'88% ha risposto positivamente alla chiarezza dei docenti e questo è molto importante perché il corso è in inglese. Quindi se gli studenti dicono benissimo, il docente è chiaro, vuol dire che la comprensione non è limitata alla lingua inglese. Il 90% il docente a reperire per chiarimenti e spiegazioni. Beh, qui abbiamo un aspetto molto positivo, un elevato rapporto docenti-studenti, quindi gli studenti non sono in molti in questa aula magistrale, quindi si ha una diretta interazione con il docente in aula ma anche fuori. E il fatto che nel corso ci sia un ambiente con studenti italiani, con studenti internazionali, permette durante i corsi una interazione, cioè un ambiente globale. Quindi è un apprendimento stimolante che permette subito di lavorare in team che siano team internazionali. Abbiamo già avviato, già dal 2019, doppi titoli con l'università statunitense e altri sono in cantiere, perché è questo anche nell'ottica dei corsi internazionali, e i principali studi nazionali e internazionali rivelano un trend occupazionale nei settori ambientali in crescita fino al 20% nei prossimi anni. Qualcuno dice che l'effetto Greta, a me piace pensare che non è solo l'effetto Greta, perché il Green Deal europeo è una misura chiara e ben strutturata, quindi non è solo un effetto della comunicazione, ma anche l'effetto di politiche ambientali che, ad esempio, l'Europa ha scelto come prioritarie per il nostro continente. Quindi i nostri punti di forza quali sono? L'elevato numero docenti studenti, la presenza di tutor, le aule attrezzate, ma anche i laboratori e la ricerca sperimentale che viene fatta nel settore ambientale e nel settore della difesa del territorio. Questo permette quindi di interagire con tutto quello che viene studiato in teoria e metterlo in pratica, sia in fase di progettazione che in fase di analisi, di gestione, in modo da diventare, ripeto, tecnici della sostenibilità. Un elevato numero di accordi di scambio. Noi abbiamo un elevato numero di studenti che vanno all'estero sia durante il corso che per la tesi, o con l'Erasmus, ma anche con la possibilità del doppio titolo con atenei stranieri, ad esempio con l'Ateneo statunitense. E il fatto che il corso viene erogato completamente in lingua inglese e quindi contribuisce a arrivare alla fine del percorso con una proprietà del linguaggio tecnico, capace di porvi sul mercato globale senza avere quel freno di dover interagire in lingua inglese, che spesso purtroppo diminuisce le potenzialità che abbiamo di trovare spazio nel mercato internazionale. Questo è il momento delle domande. Qui trovate i miei contatti, oltre che i contatti del presidente del CUCS. Io sono Francesco Fatone, ripeto, questa è la mia email. E se trovate l'email del professor Francesco Canestrari, entrambi saremo molto volentieri a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande, sia tematiche che più amministrative. E se avete domande qui, sono ben contento di rispondervi. Ripeto, o potete scrivere nella chat oppure potete alzare la mano nella riquadro che trovate. Io vi ringrazio per
l'attenzione, spero di aver dato un quadro chiaro e completo di cosa un ingegnere ambientale può fare in un orizzonte che va da qui al 2050, perché l'ottica è quella. L'ottica oggi abbiamo ottica trentennale per vedere quali sono i percorsi ambientali. Se ci sono domande, non ne vedo in chat, oppure qui non vedo. Allora, vediamo un po'. Qui ho delle domande. Alessia Cherubini, se volete rispondo qui e voi potete ridigitare. Buongiorno, avendo assistito ad un seminario di uno dei corsi, che ho notato che il livello di inglese del docente era piuttosto scarso, tanto che non si riusciva nemmeno a capire bene cosa stesse dicendo in inglese. Bene. Mi chiedo dunque se il docente di solito sia assistito da madrelingua inglese, dunque, durante l'ora del corso ordinario. No, non so a quale seminario lei si riferisca. Noi abbiamo il riscontro dai questionari, quando dicono che la chiarezza è quello che dicevo prima. La chiarezza è 88%, quindi se la maggior parte dei studenti che ha frequentato il corso mi dice che il docente espone gli argomenti in modo chiaro, ipotizzo che questo non sia un problema rilevante. Non c'è assistenza da parte di un madrelingua perché i docenti di non solo di questo corso si occupano di ricerca internazionale e la nostra attività, la mia in primis, ad esempio in Horizon 2020, io mi occupo, parlo inglese dalla mattina alla sera praticamente, quindi considerate che però abbiamo una commissione paritetica, questo vale per tutti i corsi dove queste problematiche sono sempre discusse e quando evidenziate sono affrontate e risolte. Quindi quello che sta dicendo è in contrasto con i questionari. Per quello la risposta è no, non ci sono assistenti madrelingua perché non stiamo facendo un corso di inglese, facciamo un corso di ingegneria. Se ha feedback a questa domanda, sono ben contento di rispondere a questa mia risposta. Roberto Pellegrino chiede: in ottica futura, con questa magistrale è più probabile trovare occupazione in Italia o all'estero? È più probabile. Ora, un ingegnere ambientale è abilitato a poter svolgere la professione dell'ingegnere, ok? Quindi può trovare sicuramente lavoro per studi di ingegneria in enti pubblici italiani, ma col fatto che ha una preparazione che si è completamente sviluppata in lingua inglese, è più pronto a cogliere le opportunità internazionali. Okay? Quindi le probabilità secondo me sono equivalenti. Quello che abbiamo notato è che in realtà non solo gli ingegneri ambientali, ma diverse tipologie di ingegneri oggi hanno esperienze che anche se sono basate in Italia, poi si sviluppano all'estero. Non è raro che ci sono aziende che hanno base in Italia ma lavorano in ambito internazionale, perché il mercato italiano, francamente, molto spesso non è sufficiente per trovare soddisfazione nel lavoro. Quindi è sempre quello il tema. Io vi faccio il mio esempio personale perché mi occupo di innovazione, lavoro come molti colleghi anche molto nelle aziende, sono qui in Italia, ma l'80% delle mie attività è a livello internazionale, stando qui in Italia. Quindi prepara meglio l'ambito internazionale, ma se lo voglio confrontare rispetto a un corso in italiano, non va a preparare meno per l'ambito italiano, perché ad esempio il focus normativo che si ha all'inizio del corso è un focus che focalizza in primis sulla normativa italiana. È vero che è un corso internazionale, ma tutto quello che è l'inquadramento normativo ha un grosso focus sull'Italia, essendo ovviamente l'università italiana. Quindi non è trascurata assolutamente il poter avere nozioni di ingegneria e di normativa,
dello scenario italiano e nazionale, però sempre con un'ottica internazionale. Io, ad esempio, insegno molto le direttive europee, si parla di Green Deal, si parla di regolamenti che sono validi non solo in Italia, ma almeno in Europa e anche fuori. Quindi, se vogliamo un orizzonte che focalizziamo molto, è l'Europa, perché le direttive europee guidano l'ambiente. Non vedo ancora domande, qui non ce ne sono altre. Vedo solo due domande. Lorenzo D'Antonio. Salve, io provengo da un corso di laurea triennale in ingegneria energetica. Secondo lei questo rappresenterà un valore aggiunto oppure le competenze che acquisite di una più ampia integrazione? Qui rispondo con la mia opinione personale, infatti ha chiesto secondo lei. Io credo che sia un valore aggiunto, nel senso che però ci sono molti gap da colmare, nel senso che questo corso, come ha visto, ha una grossa componente di opere civili per l'ambiente, ok? Quindi, per quanto riguarda la parte impiantistica e di analisi di monitoraggio ambientale, è un grosso valore aggiunto. Perché, ad esempio, io mi occupo di impianti di trattamento e l'interfaccia con l'energia, si parla di Water Energy Nexus, ok? Waste Energy Nexus. E quel background è un grossissimo valore aggiunto. Ovvio che quando invece ci muoviamo sulla parte di costruzioni idrauliche, sulla parte di geotecnica, lei ha molte meno basi che devono essere colmate. Quindi, in generale, ci sono integrazioni che devono essere colmate. Secondo me, questo è un caso che si potrebbe analizzare nello specifico, perché ha dei vantaggi in alcuni ambiti, ad esempio nel mio, ma ha degli svantaggi in altri ambiti. Quindi, suggerirei di avere un'interazione diretta per vedere il suo background e quello che è il percorso necessario. Gli ho fatto un esempio, quindi tutto quello che è parte civile e ambientale la vede sfavorito, tutto quello che è parte impiantistica ambientale la vede favorito. Ok? Quando rispondo, se avete domande relative a quello che rispondo, ovviamente scrivete, sono ben contento di... Vediamo se ci sono altre domande. Ok, grazie, grazie a lei. La parte energetica è fondamentale, poi oggi non si può più ragionare per comparti stagni, quindi quando si parla di acqua si parla anche di energia. Io proprio questa mattina ho fatto lezione ai vostri colleghi sull'energy audit. Energy audit di impianti di depurazione, quindi ho preso un'infrastruttura idraulica di depurazione, un'infrastruttura idraulica che punta al disinquinamento, gli ho fatto vedere come si fa un audit energetico in un'infrastruttura idraulica. Quindi ragionare per compartimenti stagni oggi è difficile e un ingegnere ambientale deve imparare a fare questo. Quindi in realtà non c'è una figura che prepara benissimo a questo corso, però, ripeto, diversi casi vanno analizzati e la fortuna è che essendo una magistrale possiamo farlo anche case by case, quindi possiamo approfondire quello che chiedete. Se ci sono altre domande. Non vedo. Qui vi rimetto anche la mia mail. Bene.
Se non ci sono altre domande, possiamo chiudere qui questo webinar. Vi ripeto i contatti di riferimento, che sono f.fatone@nvm.it ed f.canestrale@nvpm.it. Potete anche seguire quello che noi facciamo su LinkedIn, che è il social professionale. Ad esempio, ci sarà un webinar relativo al settore water venerdì, che va ben oltre quello che è il corso di laurea, tanto per vedere nella pratica di cosa si tratta quando si parla di ingegneria ambientale. E io ringrazio tutti per la vostra attenzione e spero di poter rispondere alle vostre domande anche fuori da questo webinar. Mi scusi, Grazie molto. professore, è arrivata Eccoci. una domanda in questo momento, se vuole rispondere, poi Ah, chiudiamo. come no? La cerco di vedere. Ah, ecco. Buongiorno, un laureato magistrale in ingegneria civile può comunque ricoprire lo stesso ruolo? Ad esempio, all'interno di un piano di depurazione di un laureato di ingegneria ambientale, o la seconda prepara in maniera più specifica il futuro ingegnere? Benissimo. I corsi di impianti che noi teniamo sono solo ingegneria ambientale, quindi sicuramente un ingegnere ambientale può fare alcune cose in ingegneria civile può fare alcune cose in ingegneria ambientale, perché non c'è una barriera normativa, però il corso di impianti per il trattamento reflui, il corso per impianti e trattamento effluenti gassosi si tiene al corso di ingegneria ambientale. Io non insegno la magistrale in ingegneria civile. Quindi le ho risposto, spero. Se invece parliamo di infrastrutture, lì l'ottica è differente, nel senso che a ingegneria ambientale ci si specializza più nella protezione del territorio, differentemente dalla parte di ingegneria civile, ma sulla specifica degli impianti, gli impianti sono nell'ingegneria ambientale. E parla proprio con la persona che insegna queste cose. Spero di aver risposto. Grazie a lei. Ok, se non ci sono altre domande, che comunque possono essere fatte. Ecco, per quanto riguarda. Vedo un'altra domanda, quindi se mi autorizzate vado. Per quanto riguarda le azioni di politica interna del corso, Lorenzo D'Antonio, posso dire completare la domanda? Programmi utilizzeranno. Perfetto. Noi cerchiamo quanto più possibile, ma le faccio l'esempio di che ho appena del corso che sto tenendo. Io adesso sto tenendo il corso di ottimizzazione degli impianti per l'ambiente, quindi la gestione ottimale in ottica di migliore sostenibilità, e stiamo utilizzando software per la simulazione dei processi, ok? Quindi sono software specifici, quanto più possibile open source, vanno a fare simulazione matematica dei processi di trattamento delle acque, dei rifiuti liquidi. Andiamo a usare software software anche in Excel, che quindi sono fogli di calcolo, ma ci sono anche software per l'impronta di carbonio. Andiamo a utilizzare software per l'analisi del ciclo di vita, così come si utilizzano ovviamente software minimi per il disegno, quindi si usa CAD per fare minimi schema blocchi, non si vuole sviluppare dei progetti complessi in termini di disegno, ma i calcoli sono moltissimo, utilizzano moltissimo ovviamente i fogli di calcolo Excel, e a seconda delle discipline si utilizzano software specifici che vanno da, ripeto, software della simulazione di processi a software che vanno a modellare sistemi idrogeologici che vengono ad esempio dall'USEPA. Molto spesso sono software open, quindi sono software che noi insegniamo durante il corso. Comunque tutti i programmi, esattamente, tutti i programmi vengono spiegati con tutorial e sì, ci sono moduli, non è necessaria una. Ovviamente io dico sempre agli studenti, io non insegno Excel. Excel, bisogna lo studente se lo studia e lo impara, non andiamo lì a fare lezioni di Excel, ma quando sono software specifici, partiamo dal tutorial,
quindi si vede tutorial che lo studente approfondisce, si fa 1 o 2 ore in aula più approfondimento e poi ci si occupa nel caso specifico del caso di studio, quindi tutorial più caso applicativo, in modo da avere, non c'è un corso dedicato a un software, ci sono per tutte le nozioni si parte da zero, tranne per Excel per esempio, quindi sempre si dedica tempo a creare la base comune per poter utilizzare strumenti software. Grazie mille. Se ci sono altre domande, sono ben contento di rispondervi, sperando di essere esaustivo nelle mie risposte. Mi è piaciuta molto la domanda sull'ingegneria civile ambientale e in realtà vi dirò di più che dipende anche da chi fa le selezioni. Ok, vi ringrazio molto. E ripeto, i miei contatti sono f.fatone@vpm.it. Siete molto molto benvenuti per qualsiasi tipo di domanda sui contenuti soprattutto. Adesso termino questo webinar, grazie ancora a tutti dell'attenzione.